Il diabete è una patologia che sta prendendo aspetti di tipo pandemici nel mondo, soprattutto nel mondo occidentale, legata all'aumento indiscriminato di casi con obesità. Questo è un grande progetto di interesse corale ed è così che possiamo cambiare il destino non solo della salute dei cittadini, ma in particolare dei pazienti con diabete. La città è diventata veramente un patogeno. La specie umana non era inventata per stare ore e ore e ore seduta al computer, ore e ore e ore di fronte a un frigorifero pieno tutte le stagioni di tutte le cose non stagionali. Non era abituata a non avere uno spirito di camminare e cercare il cibo, di muoversi e di avere una vita, diciamo, più umana, passatemi il termine. Nella città metropolitana di Napoli risiedono oltre 200.000 persone con diabete, pari al 6,7% della popolazione, una percentuale superiore alla media nazionale che è del 5,8%. In Campania inoltre c'è il tasso di mortalità per diabete più alto d'Italia, 5,3 decessi per 10.000 abitanti, e il 38,4% è sovrappeso rispetto al 31,6% della media nazionale. Sono numeri che spiegano l'adesione della città all'iniziativa Cities Changing Diabetes, in partnership tra University College London e il danese Steno Diabetes Center, con il contributo di Novo Nordisk, numerose istituzioni nazionali e amministrazioni locali, mondo accademico e società civile. Per trovare un modo di ridurre questa curva sempre in ascesa dell'obesità e del diabete, per poterla ripianare, anche perché, attenzione, uno dei problemi che avremo fra pochissimo è che i costi del mantenimento dei pazienti con diabete e obesità non saranno copribili col Servizio Sanitario Nazionale. Oggi ingloba 41 città a livello mondiale. Napoli è la settima città ad aderire al progetto internazionale e il contributo che ci attendiamo è assolutamente di livello importante per tutta quella che è l'attenzione, la cultura e l'espressività anche della città, delle sue università e delle sue eccellenze. Il programma finora coinvolge numerose metropoli del mondo e si propone di evidenziare il rapporto tra urbanizzazione e diabete di tipo 2, promuovendo iniziative per salvaguardare la salute dei cittadini e prevenire la malattia. Siamo la regione con il tasso più alto di obesità pediatrica. Questo è un aspetto, è un dato, diciamo, non da trascurare, visto che è la regione dove è nata anche la dieta mediterranea. Quindi io penso che in questo caso la prevenzione, la formazione, l'informazione, mettere su una catena di iniziative come questo può essere utile per cercare di riportare in quello che è l'alveo corretto, quelli che sono gli stili di vita, quelle che è l'alimentazione inadeguata, l'alimentazione corretta, e questo lo possiamo fare su diversi livelli, lo possiamo fare sul territorio, lo possiamo fare attraverso le istituzioni, attraverso le scuole e quindi attraverso il comune. Questa è una iniziativa molto significativa perché inserisce Napoli in una rete internazionale che guarda al tema della salute ma anche del miglioramento degli stili di vita come una delle azioni fondamentali per migliorare la qualità del vivere dei cittadini. Soprattutto le città spesso e le periferie delle città sono condizionate da la cattiva nutrizione, da malattie proprio come il diabete di cui si parla oggi, quindi avere un approccio integrato che confronti anche il comportamento di varie popolazioni e di varie città su questi temi è molto importante. L'adesione di Napoli a questa rete internazionale rappresenta un pezzo di quel lavoro che noi stiamo facendo proprio per mettere anche al centro della città i temi della salute e dell'integrazione sociosanitaria.